Un anno fa la Sicilia registrava il primo contagio del coronavirus. Scattava l'allarme, sembrava una vicenda limitata nel tempo, sembrava soltanto un episodio, e invece da allora è cominciato un lungo calvario che ha segnato tappe dolorose, ma anche tappe di rivincita e di riscossa. Abbiamo pianto oltre 3.000 morti, non siamo stati fra i peggiori in Italia. Attraverso la prudenza, un piano improntato certamente al rigore, tante perdite in termini economici e in termini imprenditoriali, e però oggi, a distanza di un anno da quell'evento, ricordate la comitiva dei turisti di Bergamo, ospiti in un albergo di Palermo, quando io dissi: chiudiamo le porte a chi arriva dal nord, non è il momento giusto per poter venire in Sicilia. Ebbene, oggi possiamo dire che sul piano logistico, sul piano organizzativo, siamo pronti. La Sicilia è all'avanguardia. Guardate cosa abbiamo creato in alcuni giorni con la Protezione Civile regionale, con il commissario per la emergenza Covid, con le direttive dell'assessore per la salute Razza e di tutto il personale dirigente. Abbiamo nel padiglione della fiera di Palermo, concesso dal comune, abbiamo allestito il punto vaccini, centinaia e centinaia di operatori fra medici e infermieri. Possiamo vaccinare anche fino a 8.000 persone al giorno. Certo, adesso aspettiamo che arrivino puntualmente i vaccini. Sulle fiale, come sapete, c'è un balletto continuo ormai da diverse settimane. A noi non interessa quale marca, non interessa da dove provenga, ci interessa sapere che nelle prossime settimane questa macchina che abbiamo organizzato, così articolata, così ben oleata, possa consentire, assieme alle altre 8 città capoluogo in cui la Protezione Civile sta realizzando analoghi spazi, possa consentire di immunizzare la comunità siciliana. Questa è l'unica strada per uscire fuori dal tunnel, per abbandonare questa drammatica vicenda dolorosa e dalla quale trarremo grandi insegnamento per le cose che abbiamo imparato a fare e per le cose che dovremo fare nella stagione della rivincita e della rinascita.